Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha ricordato con un minuto di silenzio Rita Fossaceca, medico di Novara, uccisa il 29 novembre durante una rapina in Kenya. L'Assemblea ha poi proseguito l'esame del collegato alla finanziaria 2015. L'inno alla gioia di Beethoven è risuonato nell'aula di Palazzo Lascaris grazie al coro giovanile Pequeñas Huellas, che ha così presentato il progetto Crescere in orchestra, educare alla pace attraverso la musica, che si svolge a Torino grazie anche al sostegno del Consiglio regionale. In occasione della giornata internazionale del 10 dicembre, il Comitato Diritti Umani ha promosso la realizzazione di un docufilm, Todo Cambia, del regista Alessandro Avataneo. Si tratta di un cortometraggio di 6 minuti che indaga sulla percezione dei diritti umani nella società civile. Ribellarsi a 20 anni è il titolo dell'iniziativa ospitata all'Istituto Majorana di Grugliasco. Promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione, ha visto la partecipazione di alcune classi delle scuole superiori che hanno presentato i lavori da loro svolti sul tema della resistenza. Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio regionale. A Grugliasco, assieme al comitato Colle dell'Is, in uno dei tanti modi per ricordare questo 70esimo, assieme ai ragazzi delle nostre scuole, con la musica, per ricordare quello che è successo e per augurarsi naturalmente che non si debba più verificare. Presentato a Palazzo Lascaris il rapporto 2015 sulla sicurezza stradale. Tutti gli indicatori dell'incidentalità mostrano un lieve peggioramento nell'ultimo anno. La provincia di Cuneo resta l'area con le maggiori criticità, 3,4 morti ogni 100 incidenti, a fronte di una media regionale di 2,4. Il rapporto tra politica e violenza è stato al centro della prima edizione della scuola di alta formazione che si è tenuta al liceo Massimo D'Azeglio di Torino. L'iniziativa è stata organizzata dall'Istituto Piemontese Giorgio Agosti con il Comitato Resistenza. Giovanni De Luna, storico. Ragioniamo più in generale su cosa è stata la violenza politica nel Novecento, cioè quali sono state le motivazioni che hanno portato a delle scelte estreme nel contesto di un secolo che è stato un secolo violento. Credo che questo sia di grande attualità perché la violenza che sembrava estirpata per sempre dai comportamenti politici in realtà è tornata con forza nel contesto delle guerre del post-Novecento. Gianni Oliva, storico. Può piacerci o meno, ma i giovani che crescono oggi sono lontani dai racconti della resistenza, sono molto più vicini alla memoria del terrorismo. E allora mettere in collegamento la violenza del 43-45 con quella del terrorismo, sottolineando le profonde differenze, significa dare ai giovani degli strumenti per capire meglio il loro presente. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto, a risentirci alla prossima puntata. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.